C'è molta attesa in città per aprile, quando la Rai metterà in onda la fiction L'Aquila Grandi Speranze, ambientata e girata all'Aquila, una fiction che cadrà dunque nel decennale del sisma del 6 aprile 2009. Ambientata all'Aquila nel settembre del 2010, la serie del regista Marco Risi racconta la storia di un gruppo di adolescenti che vivono il post-terremoto in maniera diversa rispetto ai loro genitori. E mentre i genitori sono caratterizzati da un certo pessimismo e dalle problematiche di ogni giorno, loro faranno del centro il loro quartier generale per riappropriarsi dei loro spazi. La miniserie è divisa in 6 puntate ed è stata diretta da Marco Risi, ambientata all'Aquila in alcuni punti. Gli attori sono entrati in sinergia con i cittadini aquilani che hanno fatto spesso da comparse, in estate l'ultimo Chuck. La fiction, come si diceva, narra la storia di alcuni adolescenti e dei relativi genitori a distanza di 2 anni dal terremoto dell'Aquila. Da una parte ci sono loro, i giovani, che vogliono riappropriarsi del centro, dall'altra parte i genitori, alle prese con la quotidianità e il pessimismo di chi forse si è già arreso. I ragazzi, invece, faranno della zona rossa il loro presente da ricostruire pian piano. Il cast ha attori di un certo calibro, tra questi Giorgio Tirabassi e Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Donatella Finocchiario, Enrico Iagnello, Valentina Lodovini, Franceschi Naudi, Carlotta Natoli. Per mesi sono circolate foto e selfie perché anche gli attori sono integrati benissimo nella città che li ospitava. Tuttavia i veri protagonisti sono stati proprio i giovani aquilani, fortemente voluti dal regista della produzione Rai. Tra loro Greta Bontempo, Gabriele Panella, Diego Leone, Alessio Gallucci, giovani attori professionisti. Le riprese della fiction sono iniziate a Roma e proseguite all'Aquila. Hanno visto quindi una sinergia importante tra attori navigati e giovani esordienti.